Sì! Lo devi con ciao! Sto giocando a Dark Souls. No, non è che sono arrivato visto. Cioè, l'ho ricominciato, sto valutando il sole con Soler. Anzi, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Praise the Sun! Eccomi. Un video su cosa? Cioè, non avevamo già tutto pronto. Hai visto, io sono leggenda. Io non lo voglio fare. No, sto giocando a Dark Souls, non rompere. Non posso fare il video su io sono, non lo voglio fare, no, non voglio, sto giocando, che cazzo vuoi? Sì. Facciamo male, guarda, al massimo ti concedo un confronto, vogliamo fare il confronto, va bene. Vieni qua e facciamo il video, devo dirti, fatto tutto da solo, ciao, ciao. Fare il video mentre gioco a Dark Souls. Mannaggia a me quando ho aperto il canale. Allora ragazzi, sì, qui ci dovrebbe essere Scrooge, ma mi ha detto che non vuole fare il video. Io adesso, cioè, se viene meglio, perché tanto sta qui. Scrooge! Non lo voglio fare il video! Il video, dobbiamo fare il video, dai! No, dai. Allora, io non faccio, io sono leggenda. Ma, dai, perché? Spiega perché non vuoi farlo. Perché è stupido, è un film del cazzo! Ma no, dai, non è un film del cazzo, è ovvio, anche io ho visto di meglio, ma non è un film del cazzo. Allora, prima di uccidermi nei commenti, dammi il film. Come ho fatto io su... come ho fatto... no, io ancora non ho fatto. Io sono leggenda, Will Smith. Ragazzi, partendo dal fatto che io amo Will Smith. Ma anche io, ma chi è che non ama Will Smith? C'è chi non ama Will Smith. Ma io amo Will Smith, ragazzi. Però io da questo film mi aspettavo qualcosa di... Invece mi sono ritrovato le palle per terra, nel senso... Il film è fatto anche bene, perché non possiamo... Cioè, anche la regia, la fotografia mi è piaciuta molto. Però ragazzi, secondo me... Non può andare. Però ragazzi, allora, la prima metà del film è inutile. A che cazzo serve la prima metà del film? Finché lui... Spoiler! Questo video sarà solo con spoiler. Finché lui non incontra la ragazza, a che serve il film? Ma non c'entra nulla. Ma che vuol dire? Ti fa vedere com'era la sua vita finché... Per 40 per un'ora me lo fai vedere. Cioè il film dura, quanto durerà? Un'ora e mezzo, un'ora e 40, pure di più. Tu per un'ora mi fai vedere lui che va in giro per la città. Ma su quello posso... Parla coi manichini! Parla coi manichini! Guarda, su quello posso anche essere d'accordo. Ma non è che siamo disagi! Posso anche essere d'accordo. Non stiamo dicendo, è sempre un dialogo amichevole fra me e te, sì, sì, e sì, il sì. Telefonino. Non è che... Non dire tutto adesso. Non è che stiamo dicendo, sai, è un film di 3 ore, la prima ora è così, ci può stare. È un film di un'ora e mezza, quasi 2 ore diciamo, e tu per metà film c'è lui che va in giro a parlare coi manichini. Va bene, ma... per far vedere a che punto erano arrivati. Ma non c'è bisogno di mettere un'ora di film. So, cioè di, guarda, non so che fare per un'ora e fai prima. Sì, posso essere d'accordo, però nello stesso tempo il film piace perché tecnicamente è fatto, è un bel film, è fatto bene, capito? No, ma hai detto il finale, cioè, lui si ammazza perché lui è un eroe. Ma che cazzo? Sì, è la bomba, io la bomba, essere... ma scusa, la bomba, che è una bomba atomica, non è una granata, esplode tutta casa. Sì, posso essere da... su questo è il punto dove siamo d'accordo in comune, perché ragazzi, no, veramente, questo, no, aspettate, questo sì, perché... Cioè, chi ha visto il film, anche perché non penso che chi non l'ha visto sta vedendo il video, perché c'è spoiler. Poi poteva tranquillamente buttare la bomba e lui no, cioè, lui non... Cioè, non, c'è il vetro, c'è il cazzo di vetro, c'è il vetro, i pelatoni, che stanno lì, danno le capocciate al vetro, no? Esatto. E lui fa loro due. C'è la porta, andate, io rimango qua. Perché? Perché io sono Will Smith. Cioè non è che perché tu vuoi fare la... Prendi, lascia la bomba, la lasci là, tanto era una bomba atomica, e te ne vai. È facile. Sì, era... sì, bastava. È come nei film horror, no? Come nei film horror. Beh, dai, non vi dividete, se no sono serie fottuti. Dividiamoci. Cioè, grazie, sei stupido, è così difficile. Sì, allora, io non metto in dubbio il fatto che sia un bel film. Però secondo me poteva essere fatto, cioè, le prospettive c'erano, poteva essere fatto 1000 volte meglio. Sì, sì, sotto alcuni punti di vista sì, però diciamo a me è piaciuto per... È
A te è piaciuto perché? A me è piaciuto perché comunque la storia in sé, anche se poteva essere fatta meglio sotto alcuni punti di vista, però la storia in sé è bella, cioè mi piace. Lui che deve sopravvivere? La cosa più banale nella storia ultimamente, cioè il virus arriva. Ultimamente ci sono film dappertutto, film così, da lui sopravvive, sì. Incontra la figa, lui muore. Ma anche il modo come è recitato molto. Vabbè, bene, vai. Non stiamo parlando di un film di bassa qualità, ti ripeto, il film è di alta, ma io non ti sto parlando di recitazione, sto parlando della storia, della trama. Vabbè, ma la storia alla fine nella sua semplicità. Ma non è. Ma magari una storia semplice, una storia stupida! Il suo finale è stupido! Infatti, che hanno fatto? Hanno messo il finale alternativo! Perché hanno messo il finale alternativo? Perché non aveva senso che lui moriva e schiattava! Ho capito, ma magari appunto era indeciso all'inizio su quale finale mettere e ha fatto anche in gol. No, ho fatto il film, poi ho detto, ah cazzo, forse è meglio se nel DVD mettiamo più altro, perché qua sennò la gente si incazza. Perché tu sarai uno che si incazza, dai, ma io mi incazzo ancora di più. Ho capito, ma aspetta. Allora. Ma insomma, va bene. Bando alle ciance. Il film è un bel film, ma alcune parti fanno cagare. Punto. Io esco. E io con chi parlo adesso? E niente, mi toccherà vieni a chiudere il video! Vabbè ragazzi, scroll è andato via! Vi saluto! Ciao a tutti! Vi voglio bene anch'io!